Benvenuti su extremehardware.com. Quest'oggi parleremo di IFMAU Milano, un evento noto a molti che da qualche anno a questa parte è accessibile alle sole aziende, che vedono in questa fiera un appuntamento sempre più importante per farsi conoscere ed apprezzare. È possibile incontrare dalle piccole e geniali start-up alle grosse corporazioni. E trattandosi di business, vogliamo parlarvi di Panasonic Italia, che ha voluto gentilmente ospitarci presso il proprio stand e mostrarci la loro esclusiva per IFMAU 2013. Trampolino di lancio del nuovo TalkBook Ultrabook CF AX3. Eccoci presso lo stand di Panasonic, dove siamo accolti da Francesco Baldrighi, Partner Account Manager di Panasonic Computer Product Solution Italia. Tra i prodotti in stand possiamo riconoscere il TalkBook Ultrabook CF AX3, il TalkBook CF H2, un prodotto molto interessante, e il TalkPad FZ G1. Ma andiamo per ordine e parliamo adesso del CF AX3, che come ricordiamo è una novità lanciata in occasione di IFMAU 2013. Panasonic ha creato il TalkBook Ultrabook CF AX3 dotandolo di un design esclusivo, che racchiude il perno flip-over girevole a 360 gradi e ad elevata resistenza, che permette di utilizzarlo sia come TalkBook sia come Ultrabook per l'appunto. Questo modello è concepito per l'uso in modalità notebook per i dirigenti mobili che richiedono una tastiera tradizionale ed in modalità tablet per i lavoratori sul campo che devono immettere dati nei propri spostamenti, mentre sostengono il dispositivo anche con una sola mano e senza avere il timore che una caduta da 70 cm distrugga il loro dispositivo. Tra le peculiarità del CF AX3 abbiamo la batteria doppia, di cui una sostituibile a dispositivo acceso, la struttura leggera e resistente in lega di magnesio, grande flessibilità in base alle proprie esigenze. Possono essere infatti aggiunti moduli di connettività 3G o 4G o lettori smart card di sicurezza, il tutto in un involucro compatto e funzionale. In questi video vi mostreremo per l'appunto dei particolari sulla scocca del CFX3 e una prova di sostituzione della batteria a caldo, dove vedremo che il dispositivo non risente alcunché di questa azione. Vediamo i video. E poi magari si rompe il rompe la tele. Invece in questo caso è stato studiato apposta, ora una componente flex. Parliamo adesso del TalkBook CF H2, un tablet rugged ultraleggero dotato di due batterie hot swap a lunga durata e schermo transriflessivo touchscreen. Il tutto è resistente a cadute, acqua, polvere e vibrazioni, come ci viene mostrato in questo video, dove possiamo vedere Francesco Baldrighi che lancia letteralmente a terra il CF H2 per poi raccoglierlo e continuare ad usarlo come se nulla fosse accaduto. Vediamo il video. Qui dall'OMMAU, prova di utilizzo ai veduti del CF H2 di Panasonic. Perfettamente funzionante. Ed infine uno sguardo sul TalkPad FZ G1, un dispositivo che definisce dei nuovi standard nel mercato dei tablet con display di tipo outdoor. Ed ecco Francesco Baldrighi di Panasonic Italia che ce lo illustra per noi di extremehardware.com. Extreme Hardware da MAU Milano, sempre con Panasonic e con Francesco Baldrighi. Andiamo a presentare il HubPad FZ G1. Prego Francesco. Panasonic è famosa per la sua gamma di prodotti resistenti alle cadute, alle temperature estreme e a condizioni di lavoro sul campo estremamente difficili. È
FZG1 è un tablet full rugged, quindi col massimo grado di resistenza, resistente a cadute da 1,80 m circa, a temperatura da meno 30 a più 50 gradi. È una macchina in grado di essere espansa con accessori quali lettori barcode, GPS, port USB, micro SD o semplicemente una porta di rete Ethernet RJ45. Una macchina IP65, quindi in grado di resistere alla polvere o alla pioggia battente, pensata per l'utilizzo sul campo. Integra nella parte posteriore un pennino con digitizer, quindi utilizzando la tecnologia Wacom è in grado di registrare la pressione, l'accelerazione, la velocità del tratto e supportare quindi anche la firma grafometrica. È la macchina pensata per chi lavora su cantiere, per tecnici manutentori, utilizzabile in qualsiasi condizione atmosferica. È dotata di un display IPS con un valore di 800 candele antiriflesso. Ringraziamo Panasonic Italia per l'attenzione concessaci e a presto su extremehardware.com.